ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi video richiesta, quindi video tutorial di un look da creare per un matrimonio, quindi Fede ti saluto tantissimo, dove utilizzerò ben due colori, il rosa e il marrone. Ne approfitto per ricordarvi che ovviamente per qualsiasi richiesta io sono assolutamente disponibile, quindi se avete bisogno di vedere un make-up per un matrimonio, per un battesimo, per una festa, magari anche a tema, oppure se avete un video richiesta in particolare, scrivetemelo sotto qui nei commenti e io farò tutto ciò che voi volete. Detto ciò, come vi dicevo prima, i colori che utilizzerò sono due, quindi il rosa e il marrone. Infatti ho messo, non so se si vede, la magliettina a tema, quindi rosa. E voglio utilizzare per creare questo make up la mia bellissima palettina Chocolate and Peaches. Avevo intenzione di utilizzare uno dei marroncini di questa palette, oppure ho preso qui con me anche la bellissima palettina I Heart Revolution Tasti Latte, che presenta anche lei una serie di marroncini, soprattutto questo. Avevo intenzione effettivamente di utilizzare questo. Anche qui è presente un rosa, quindi il Toffee Nut, ma in realtà è un po' scuro, quindi non lo so, se so già, perché ovviamente lo so, come sarà vestita la persona che mi ha richiesto questo video. Ho deciso di utilizzare questi due o anche uno dei due, perché in realtà uno è matte e uno è shimmer, quindi vediamo durante il video cosa succederà. Inoltre ragazzi, questo make up è assolutamente facilissimo da realizzare. Ho deciso di realizzare qualcosa di veramente molto semplice ma tanto tanto di effetto, in modo tale che lascerà tutti senza parole. Prima di iniziare, come sempre ragazzi, vi ricordo, per voi che siete nuovi o per voi che non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanellina per ricevere tutte le notifiche. Io direi di aver finito con la mia intro e direi di iniziare subito con la realizzazione di questo make up. Noi come sempre ci vediamo dopo per il risultato finale. Thank you.
questo è il risultato finale del make up di oggi, che ho realizzato con queste due bellissime palettine. Per queste richieste, secondo me, sono super super adatte. Ho trovato più adatta, ovviamente, questa qui. Secondo me è molto molto adatta per look più delicati, ma ovviamente di effetto, adatti per matrimoni, battesimi, eventi di questo genere. Io la consiglio veramente tantissimo e sono super soddisfatta del risultato finale, perché era esattamente quello che avevo in mente per la ragazza in questione che mi ha richiesto questo video. Spero di averti aiutato e spero di avervi aiutato, magari anche a voi che cercavate un look del genere. Ne approfitto per ricordarvi di scrivermi sotto nei commenti le vostre impressioni e soprattutto, se avete una richiesta come questa ad esempio, scrivetemela anche nei commenti, perché mi farebbe tantissimo piacere fare un video dedicato ovviamente a voi e a ciò che vi serve, ciò che vorreste magari realizzare per l'evento in questione che avete magari in programma nei prossimi giorni, nei prossimi mesi. E ovviamente è una cosa che mi piace tantissimo, poter appunto aiutare ognuna di voi. Come sempre ragazzi, bombardate questo video di like e condividetelo ai vostri amici e alle vostre amiche appassionate di make-up e magari appassionate anche di Make-up Revolution. Seguitemi anche su tutti i miei social che trovate sotto in info box. Mandatemi i vostri risultati, cioè provate anche voi a fare un make-up come questo ad esempio, molto semplice tra l'altro anche da realizzare, con colori magari anche simili. Non è detto che dovete utilizzare per forza questi colori, potete utilizzare anche un'altra gradazione di rosa o un'altra gradazione di marrone, l'importante è che sia comunque un po' scuro per dare profondità, come ho fatto io, alla parte esterna del nostro occhio. Come sempre vi mando tanti baci e tanti abbracci, vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina. Noi come sempre ci vediamo in un prossimo video tutorial. Ciao!